Siccome l'altro non ha fatto questo, io non faccio lo stesso. Il cristiano è chiamato in prima linea ad essere testimone, ad essere responsabile, perché soltanto donandoti puoi ricevere, soltanto amando puoi essere amato e soltanto se perdoni puoi ricevere perdono. Ecco allora, carissimi fratelli, coraggio e attingiamo da questa fonte, da questa Eucaristia, ringraziamo la Madre Chiesa che ci ha generati alla fede attraverso il dono del nostro battesimo. Invochiamo lo Spirito Santo perché faccia di noi nuove ogni giorno tutte le cose. E cerchiamo sempre di guardare avanti, soprattutto guardando in cielo, dove lì è la nostra casa e la nostra patria per sempre. Questo desiderio, se siamo venuti qui come pellegrini e viandanti, non è quello di voler tornare a casa riappacificati, certo, ma la bellezza di averci conquistato oggi la vita eterna. Questa è la parola di Dio che deve suscitare in noi sentimenti di amore e di misericordia. Perché dice la parola, dice Matteo, prima che il mondo fosse creato, noi eravamo là presso Dio, eravamo con Dio. Ecco, è di là, dal cielo, che noi siamo nati e dal cielo dobbiamo tornarci con un grande desiderio, senza dover dire, Signore, voglio vivere più lungo possibile, no. Signore, ecco, rapiscimi, rapisca, ti prego, l'ardente desiderio di voler stare per sempre con te, perché c'è una vita eterna che ci appartiene. Questa vita eterna sarà per sempre.